Ragazzi, benvenuti e bentornati su Persona 4 Golden con questa fantastica host. Allora, dobbiamo andarci semplicemente a riposare adesso. La vita forte della nuova vita è più stancante del previsto. Dovresti tornare in camera tua a riposare. Niente, oh, non ce la fa lui. Forse dovresti aiutarlo. Piacere mio, stai bene? La tua bici è a posto? Piacere mio. Pare che Yosuke stia bene. あれ、なんかの見せしめとかかな。事故なわけないよな、あんなの。わざわざ屋根の上にぶら下げるとか、まともじゃないよな。つか、殺してる時点でまともじゃないか。やっべ、遅刻。後ろ乗ってっか。ちょっとギコギコ言ってるけど。 Speriamo bene. Quietatevi, razza di idioti. Siete al liceo, ricordate? Non riuscite a chiudere il becco durante le lezioni? Ce l'avete un briciolo di buonsenso? Il mio lavoro è sprecare il mio prezioso tempo a insegnare filosofia a voi caproni. Ma visto che mi sento buono, già che ci sono, raddrizzerò il vostro pessimo comportamento. Che onore, eh? E sarò particolarmente implacabile con i cretini incuriositi dall'omicidio, intesi? E ora, fuori i libri. Hai ascoltato la lezione intensamente. Tua statistica di conoscenza aumentata. Ecco, sarà interessante poi anche esplorare le statistiche che sono presenti anche su Persona 5. Doyo, kono machi mo nareta? Hayai na. Koko tte tokai ni kuraberea nani mo nai kedo sa. Gyaku ni nani mo nai ga aru tte no? 空気とか結構うまいし、あと食い物とか。ああ、ここの名物知ってるか？ビフテキだぜ。すごいっしょ。やぼったい響き。俺安いとこ知ってんだけど言っとく？おごるぜ。今朝助けてもらったお礼に。私はお詫びとかそういうのないわけ？清流伝説。ね、飯の話になると来るなお前。 Nello scorso episodio, se vi ricordate, nel filmato iniziale si apriva con una pubblicità su questa bibita che non ti fa ingrassare, eccetera, insomma, che c'ha pochi zuccheri e roba del genere. Qui, di nuovo, non voglio prendere altri chili. Ragazzi, la saga di Persona, in realtà anche altri JRPG, ma specialmente Persona, questi discorsi, che possono sembrare tipicamente giapponesi, in realtà cercano anche di farti capire, soprattutto a noi occidentali, un po' la loro visione della società, tra virgolette, perché appunto... bisogna stare attenti alla dieta, alla lina per essere appunto accettati, perché altrimenti vieni etichettato come grassone di merda, per esagerare naturalmente, però ecco, nel senso che stanno veramente attentissimi, come se veramente ti escludessero dalla società se tu sia un minimo in sovrappeso o roba del genere. Cioè, pensate anche a chi magari possa avere dei problemi anche psicologici proprio per il fatto di magari fame nervosa o bulimia, come se la debba vivere in Giappone. E sono dettagli molto interessanti che è giusto osservare e analizzare. Amagi te mo okami shugyo to ka yatten no? Sonna shugyo nante
忙しい時ちょっと手伝ってるだけ。それじゃあ私行くね。仕方ないか。じゃあ私たちも行こう。Yukiko era un po' strana, un po' giù di morale, la vedremo un po' così, finché poi non accadrà qualcosa. Junz era a ristorazione. Yasui mise te koku ka yo. Koko bifteki nanka nai jan yo. Ha scelto l'opzione economica perché giustamente doveva pagare pure per CIE. Omae ni mo ogon nara acchi no steak house san muri da tsuno. Dakara tte jibun chi tsurete kuru koto nai de shou ga. Bezu ni oren chi tte wake ja ne tte. Omae ni wa mada itte nakatta yo na. Ore mo tokai kara hikkoshite kitan da yo. Hantoshi gurai mae. 親父が新しくできたここの店長になることになってさ。で、家族で来たってわけ。じゃあこれ歓迎の印ってことで。里中のもおごりだぞ。Quindi abbiamo preso che comunque Yosuke, la famiglia Yosuke ha questo ristorante, questo fast food al Junz, mentre Yukiko ha la famiglia che ha una locanda, quindi comunque ci sono un sacco di attività di famiglia qui in giro. Ah, shitteru. Cioè, in realtà più che attività di famiglia, diciamo che sono collegate poi ai nostri compagni. Avete chiacchierato animatamente del più e del meno. ここってさ、できてまだ半年くらいだけど、行かなくなったよね、地元の商店街とか。Questo ci fa capire perché molti dei negozi hanno chiuso nell'area commerciale. L'altra volta, nello scorso episodio, l'abbiamo esplorata la zona commerciale. Molti hanno le saracinesche abbassate, hanno cartelli appunto che indicano che è chiuso definitivamente il negozio. Quello di elettronica ci stava scritto che c'era ancora il cartello dei saldi di fine attività, per dire. Quindi colpa di questo grande magazzino se le piccole attività hanno chiuso nella zona commerciale, che anche questa è una critica sociale. Vedete quante cose ci sono all'interno di persona. E ci sono anche due punti di vista differenti, naturalmente. Oh, Konishi senpai jan. Yosuke naturalmente è di parte perché la famiglia lavora al Junz. Wari, chotto. Quella chi è? Konishi Saki senpai. Ie wa shoutengai no sakaya-san. Kedo koko de baito shiten dakke? Dove c'era il poliziotto l'altra volta? Stava davanti a casa sua. Vi ricordate? Oscar S. Nanka genki nai? Osu. Ima yatto kyuke. Hana-chan wa? Tomodachi tsurete jibunchi no udiage ni koken shiteru toko? Giustamente ho fatto un errore lo scorso episodio, perché non è che il poliziotto era davanti a casa loro perché era la famiglia della vittima o roba del genere, ma perché stavano semplicemente interrogando tutti quanti. Mukatsukune. Tsuka, honto ni genki nasasou da kedo. Nani ka atta? Betsu ni, chotto tsukareteru dake. Nani ka attara, nan demo itte yo. Ore 大丈夫だって、ありがとね。はあ、ああ、もう、なんで昨日早退なんてしたんだろう。ああ、perché lei è uscita prima ed ha visto il cadavere。Bene。あの子、もしかして最近入ったっていう転校生？
君が転校生？あ、私のことは聞いてる？都会っ子同士はやっぱり気が合う？花ちゃんが男友達連れてるなんて珍しいよね。別にそんなことないよ。こいつ友達少ないからさ、仲良くしてやってね。でも花ちゃんおせっかいでいいやつだけど、うざかったらうざいって言いなね。è un tipo in gamba. Vakatteru tte jōdan da yo. Senpai, hen no shinpai shinai de yo. Sate, kocchi wa mou kyūkei owari. Yare yare tto. Sore ja ne. Na, senpai. Hito no koto uzai darou to ka tte Konishi senpai no fu ga osekkai jan na. Allora ragazzi, io non voglio fare il bucchinaro acculturato e rompicoglioni, però penso sia giusto comunque specificare determinate terminologie tipiche giapponesi, perché non so se tutti le conoscono. Senpai è un termine strautilizzato e straconosciuto. Senpai è per indicare di solito un tuo compagno di classe più grande. Non per forza compagno di classe, può essere un collega, un amico, anche se di solito tra amici difficilmente si dà del senpai, anche se è una forma di rispetto, però appunto più si entra in confidenza e meno poi si utilizza il senpai. Il senpai è una forma di cortesia e si utilizza appunto come rispetto per chi è più grande di te, e di solito si utilizza per chi lavora nello stesso ambito, come colleghi eccetera, no? Un po' come se fossero i loro maestri. Però non lo sono, sono senpai. I maestri sono sensei, giustamente, no? C'è sempre il sen. E niente, quindi non voglio rompervi i coglioni facendo il bucchinaro acculturato, però, insomma, mi sembra giusto specificare determinate cose perché magari non tutti le sanno, ecco. Ano hito, ototo iru mon dakara. Ore no koto mo warito sonna atsukai tte iu ka. Ototo atsukai, fuman tte koto? Wakatta. Yappa sou iu koto ne. 地元の老舗酒屋の娘とデパート店長の息子、燃え上がる禁断の恋的な。アホか、そんなんじゃねえよ。そうだ、悩める花村にいいこと教えてあげる。Tra l'altro, ecco, teniamo a mente questa cosa, questa dinamica tra i due. Perché lui lavora al Jones, questa catena che ha fatto chiudere molti negozi nell'area commerciale. Lei lavora in un negozio di alcolici nella zona commerciale, nell'area commerciale. Potrebbe anche chiudere per colpa del Jones questo negozio di alcolici, quindi... Cerchiamo anche di capire queste sottigliezze, ecco. Mayonaka Terebi te shitteru? 雨の夜の午前0時に消えてるテレビを一人で見るんだって。Ascoltiamo attentamente quello che ci sta per rivelare C. で、画面に映る自分の顔を見つめてると、別の人間がそこに映ってるってやつ。それ、運命の相手なんだってよ。なんだそりゃ。何言い出すかと思えば。お前、よくそんな幼稚なネタでいちいち盛り上がれんな。幼稚って言った？信じてないんでしょ？信じるわけねえだろが。だったらさ、ちょうど今晩雨だし、みんなでやってみようよ。やってみようって、おめえ自分も見たことねえのかよ。久しぶりにアホくさい話を聞いたぞ。それより、昨日のあれってやっぱり殺人なのかね？実はその辺に犯人とかいたりしてな。そういうの面白がんなっての。幼稚はどっちだよ。とにかく今晩ちゃんと試してみてよね。Hai sentito le voci sul canale di mezzanotte che in una notte di pioggia dovrebbe mostrarti la tua anima gemella. Magari dovessi fare un tentativo. E anche stavolta il padre di Nanako non c'è, nostro zio, Dojima. Un'altra cena da solo con Nanako.
Non preoccuparti. あ、帰ってきた! やれやれ。 ただいま、何か変わりなかったか? ない、帰ってくるの遅い。 悪い悪い、仕事が忙しいんだよ。 テレビニュースにしてくれ。 次は霧に煙る町で起きたあの事件の続報です。稲葉市で阿南さんの山野真由美さんが民家の屋根で変死体となって見つかった事件。山野さんは生前歌手の柊木美鈴さんの夫で議員秘書の生為太郎氏と愛人関係にあったことが分かっています。 Ci sono degli aggiornamenti sull'incidente di ieri. La signora Yamano, la presentatrice TV, aveva una relazione con il segretario di un consigliere. Pare che la moglie di quell'uomo fosse Misuzu Hiragi, una cantante enka, o Hiragi. Che l'incidente sia legato a questa faccenda sentimentale? Il警察では背後関係をさらに調べるとともに関係者への事情聴取を進める方針です。番組では遺体発見者となった地元の学生に独自にインタビューを行いました。 Nonostante la censura e tutto quanto, si capisce chi è. Almeno noi che la conosciamo. Non riconosce né il volto né la voce della studentessa, ma hai la sensazione di averla già vista da qualche parte. Il fatto che, ora, magari questo è overthinking mio, ma anche l'analizzare il fatto che spesso i giornalisti, non tutti, determinati giornalisti vadano un po' oltre e se ne freghino dell'etica per lo scoop, cioè chiedi a una studentessa che cosa pensa dopo aver visto un corpo morto, anche brutale, perché comunque appesa a un'antenna di un tetto, voglio dire. L'entusiasmo del reporter sta mettendo a disagio la ragazza, appunto. Guardandola più attentamente, ti ricorda Saki Konishi, la senpai di Yosuke. 地元の商店街の近くで起きた悲惨な事件。商店街関係者の多くは客足がさらに遠のくのではと懸念しています。お前らが騒ぐから余計に客足が遠のくんだろう。全く奇怪な事件ですね。民家のアンテナに引っ掛けて逆さに吊るすってんだから。何かの見せしめか犯人からのアピールといったところでしょうな。犯行声明などは出ていないようですが、 いたずら電話なら殺到してるがな。そもそも死因は不明のままだし、容疑者の一人も見つかってないわけでしょ。事件か事故かもわからないなんて。たく、警察は血清で何遊んでるんだか。では、一旦 CM です。 ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て、見て、触れてください。 Everyday young life Juness. Everyday young life Juness. ねえお父さん、今度みんなでジュネス行きたい。 ダメ? Pare si sia addormentato. Ah. Quando andrò a letto sveglierò papà per dirgli di andare in camera sua. Nanako sta ancora guardando la TV. C'è sempre il quiz. Dojima sta dormendo, dovresti lasciarlo in pace. Direi proprio di sì. Vabbè, qui è sempre la cucina. Allora, salviamo.
l'altro sta piovendo anche da me in tempo reale. Attenzione. Stanotte la pioggia non vuole smettere. Ricordi di aver promesso che avessi approfondito le voci su questo canale di mezzanotte. Vediamo, ragazzi. Dovresti farlo nella tua stanza. Senti la pioggia battere sulla finestra. È quasi mezzanotte. Guardando un televisore spento in una notte piovosa, vedrai la tua anima gemella. Sarà vera la storia di Cie. Sto bene. Sembra che Nanako sia tornata nella sua stanza. Ma cos'è successo? Hai deciso di parlarne domani insieme agli altri. Ci si è infilata a forza sotto il tuo ombrello. Avrei preso il mio, ma ho visto un film di arti marziali in cui usavano un ombrello come arma in modo spettacolare. E l'ho rotto cercando di ripetere le mosse degli attori. A ogni modo, l'hai visto? Sì. Lo sapevo. Però la persona che è apparsa... Lasciamo stare, ne parleremo insieme agli altri. Ora andiamo, faremo tardi a scuola. So che stanno a dirlo solo ora, ma siamo parecchio vicini. Ah, io credo che mi farò una corsetta. Ti prenderei un raffreddore. Oh, giusto, hai ragione. Se mi prendessi qualcosa rischierei di attaccarlo a tutti e sarebbe una vera seccatura. Beh, credo che mi toccherà venire con te. È un po' in imbarazzo. Va bene, andiamo. Abbiamo rotto il ghiaccio. Il design di questa professoressa io non l'ho mai capito. Perché c'ha... La fanno stare tranquillamente con questo outfit egizio. Salve a tutti, mi chiamo Kimiko Sofu. O Sofue, ma dovrebbe essere Sofu. E non so voi, ma io sono un'esperta di storia universale. Un breve cenno su di me. Amo ritrovare oggetti smarriti con la mia bacchetta da rabdomante. E amo le storie d'amore. Infatti la storia mondiale è una magnifica storia d'amore. È come un fiume che fluisce dal passato verso il futuro. Spero di godermi assieme a voi la profondità della storia. Visto che questa è la mia prima lezione, porrò un semplice quesito. Al nostro nuovo studente, signor Narukami, alzati per favore.
Il calendario occidentale si basa sull'anno domini, ossia l'anno in cui tradizionalmente si pensa sia nato Gesù. Come viene chiamato l'anno precedente al primo avanti annus domini? Non è l'anno zero? Hai dato la risposta che ritenevi corretta. Mi spiace, ma stando all'attuale sistema, il calendario l'anno precedente è l'1 AC. Vabbè, avanti Cristo, invece sono un coglione. Ragionando in termini matematici diremo probabilmente 0 annus domini, ma la storia universale è ben più complessa. Il calendario gregoriano in uso oggi è basato su quello giuliano, ideato quando non esisteva il concetto numerico di 0. Ecco perché, contando dall'indietro, si passa da 1 annus domini a 1 avanti Cristo. Che poi scusa, perché 1 anno domini o annus domini, che è la dicitura quella inglese, e poi avanti Cristo non è before Christ ma è AC? Mi auguro sia stata una piacevole introduzione alla storia universale. Hai dato la risposta sbagliata. Dando risposte giuste avremo dei bonus sulle nostre caratteristiche. Ho sbagliato, iniziamo alla grande. Sakasani burasagatte tatte nan nano? Yabaku nai? Shokei toka sou iu appeal? Kowasugi. Shitai mitsuketa no 3 nen no Konishi tte hito rashii yo. Senpai ga ittete. Yo. その大したことじゃないんだけど、実は俺昨日テレビで、あ、やっぱその今度でいいや。Ha visto qualcosa ma esita a dircelo。花村、噂聞いた？事件の第一発見者って小西先輩らしいって。だから元気なかったのかな。今日学校来てないっぽいし。L'altro ragazzino della cutscene, siete riusciti a capire chi era nel televisore, chi abbiamo visto? Non voglio farvi spoiler, perché questa è una cosa che so. Però, chissà se avete riconosciuto, perché non è molto facile. Ore, Yukiko, kyōmo ie no tetsudai? Ima, chotto taihen dakara. Gomen ne. Nanka Amagi...今日特別テンション低くね。忙しそうだよね、最近。ところでさ、昨日の夜、見た。え？いや、まあその、お前はどうだったんだよ。見た！見えたんだって、女の子。Anche noi abbiamo visto una ragazza. Quindi, magari è la stessa ragazza? Magari è una ragazza diversa? Perché lei ci ha detto che avremmo visto la nostra anima gemella.けど、運命の人が女ってどういうことよ。誰かまでは分かんなかったけど、明らかに女の子でさ。髪がね、ふわっとしてて肩ぐらい。で、うちの制服で。それ、もしかしたら、俺が見たのと同じかも。俺にはもっとぼんやりとしか見えなかったけど。え？じゃあ、花村も結局見えたの？しかも同じ子？運命の相手が同じってこと？知るかよ。で、お前は見た？ Racconti loro quel che è successo la scorsa notte。お前が見たのも同じ人っぽいな。しかし妙な声ってのはともかく、テレビに吸い込まれたってのはお前、動揺しすぎ？じゃなきゃ寝落ちだな。けど、夢にしても面白い話だね、それ。comprensibile che non ci credano。テレビが小さいから入れないってとことか、変にリアルでさ。もし大きかったら。そういえばうち、テレビ大きいの買おうかって話してんな。へえ、今買い替えすげえ多いからな。なんなら帰りに見てっか？うちの店、品揃え強化月間だし。Ah, tra l'altro ragazzi è il 2011, se avete visto durante il cambio di giorno c'è scritto l'anno, quindi le tecnologie naturalmente sono adattate all'anno in cui è ambientato il gioco. Miteku, miteku!
親家電疎いし、早く大画面でカンフー映画見たい。ちょー、はい。だいぶでかいのまであるぜ。お前が楽に入れそうなのとかな。Teniamo a mente questo dettaglio. Non ti credono neanche un po'. Hai deciso di andare da Junscon. No, scusate, beh, non è Junscon, è Junscon gli altri, ma non c'è lo spazio. Juns, reparto elettrodomestici. Tra l'altro la traduzione italiana è stata rilasciata da poco, quando hanno rilasciato la Persona 3 Portable. Decca! Scamo tacca! Quando dare la cono? Scusate, non quando hanno rilasciato, quando hanno rilasciato il porting. Ecco. さあ、金持ちなんじゃん。けど、うちでテレビ買うお客とか少なくてさ、この辺店員も置かれてないんだよね。ほう、やる気ない売り場だね。ずっと見てられるのは嬉しいけど。やっぱ入れるわけないよな。寝落ち確定だね。大体入るったって今のテレビ薄型だから裏に突き抜けちまうだろう。てか何の話してんだっつの。で里中、お前んちどんなテレビ買うわけ？とりあえず安いやつって言ってた。おすすめある？こちらなどいかがでしょうか。お客様、この春発売されたばかりの最新型で。Zero, Ico, uigaro te! Da qui mi sembra di vedere 169.000 yen, che dovrebbero essere circa 1.600 euro. Quindi, abbastanza. Tega, mazo, omae no yasui ga donkurai ka kikanai to. Hanamura no kone de yasuku shite yo. Sonnara koko de kau kara sa. Souyu no wa muri datte. じゃあこっちとかどうだ。展示品でちょっと古いけど、これなら。In un televisore così grande potesse entrarci per davvero. そういやさ、お前んちのテレビって。何？どうしたの花村？あいつの腕。刺さってない。うわっ、あれ最新型？新機能とか どんな機能？Sì, sì, sicuramente è una nuova funzione. ねえよ。嘘、マジで刺さってんの？マジだ。本当に刺さってる。すげえよ、どんなイリュージョンだよ。で、どうなってんだ？種は？Ti fissano allibiti. Forse puoi provare ad entrare anche più di così. Baka yosatte! Nani stendo, omae! Suke! C'è dello spazio vuoto all'interno. Lo spieghi anche a loro. Nakatte nani? Kukante nani? Sembra molto spazioso qui dentro. っていうか何? やっべ、びっくりしすぎて漏れそう。は？漏れる？行き時なくて我慢してたってか。あ、ダメだ、漏れ、漏れ。客来る、客、客。え、ちょっとここに半分テレビに刺さった人いいんですけど。どうしよう。なあ、ちょっと待っ。
ケツの財布がダイレクトに。もう何なの一体。何ここ、ジュネスのどっか。なわけねえだろ、だいたい俺たちテレビから。つうかこれ何がどうなってんだ。ねえ、何なのこれ。State tutti bene? La tossa di sigla di comprensione è aumentata. Già can ketsuga wareta. Motomoto daro ga. No! Nani? Tsui ni morashita? Baka, mite miro tte mari. Kore tte stajio? Sugoi kiri janai.スモーク？こんな場所、うちらの町にないよね。あるわけねえだろ。どうなってんだここ。やたら広そうだけど。どうすんの？ Diamo un'occhiata in giro。え？だけど、とにかく一回帰ってさ。あれ？あたしらそういや、どっから入ってきたの？出れそうなとこないんだけど。ちょ、そんなわけねえだろ。どういうことだよ。知らんよ、あたしに聞かないでよ。いやだ、もう帰る、今すぐ帰る。だからどっからだよ。Ma teniamo la calma. So da na. Occhizzite kangaeo. Reisei ni. Reisei ni na. Toriaizu deguchi o sagasu zo. Koko honto ni deguchi toka an no? Gen ni ore ra koko ni iru nda. Tte koto wa haitte kita basho ga aru hazu da ro, zettai. Sore wa so da kedo.てか、なきゃ帰れないだろう。とにかく調べようぜ。何ここ、さっきんとこと雰囲気違うけど。建物の中っぽい感じあるけど。くそ、霧すごくてよく見えねえ。大丈夫？帰って遠ざかってたりしない？わかんねえよ。けどある程度勘で行くしかないだろう。そうだけど。Per ora non sembra esserci altra scelta se non proseguire。お？この辺ちょっと霧薄くない？県外か。ま、当然か。さっさと行かないでよ。よく見えないんだから。え？何ここ？行き止まりだよ。出口なんてないじゃん。見た目も気味悪くなる一方だな。なあ、つかもう無理だぜ。俺の暴行は限界だ。ちょ、花村、何してんの？出さなきゃもらんだろうが。そこでやんの？勘弁してよ。みんなよ、見られてっと出ないだろ。ああ、出ねえ。暴行になったらお前らのせいだぞ。Ma ti pare il momento di pisciare in una situazione del genere? Poi c'è pure un cappio lì. Che sta succedendo? 知らねっつの。にしても、
何なのこの部屋。このポスター全部顔ないよ。切り抜かれてる。めちゃめちゃ恨まれてるとかってこと？この椅子とロープ、あからさまにまずい配置だよな。輪っかまであるし、これスカーフか？ねえ戻ろう。さっきんとこ戻ってもう一回出口探した方がいいよ。なあ、あのポスターってさ、どっかで。Teniamo comunque a mente questa stanza, ragazzi, perché ora non ricordo. Sto per entrare nella mia full blind, perché, ripeto, ci ho giocato 3 ore al gioco, quindi alcune cose me le ricordo, altre no. Però sicuramente ritornerà a questa stanza e capiremo un po' di cose, soprattutto perché potrebbe essere collegata all'omicidio che c'è stato. Ikara, iku yo mo! Yada, konna basho! Sore ni, nanka chotto kibun warui. So, yeah, ore mo. D'un tratto ti senti pesante. Che sia a causa dell'aria opprimente di questo posto? Wakatta, modoro. Nanka maji kimochi aru natte kita. Yatto modotte koreta yo. Te, nani are? なんかいる。何これ、猿じゃないクマ。何なんだこいつ。君らこそ誰クマ。喋った。やる気？そんなに大きな声出さないでよ。L'orso sta tremando di paura. Forse sarebbe meglio chiederglielo con gentilezza. ここはここ。名前なんてないクマ。僕がずっと住んでるところ。ずっと住んでるところ？とにかく君たちは早くあっちに帰るクマ。最近誰かがここに人を放り込むからクマ迷惑してるクマよ。C'è qualcuno che continua a gettare qua giù le persone. は？人を放り込む？何の話だ。誰の仕業か知らないけど、あっちの人にも少しは考えてほしいって言ってんの。ちょっと、何なわけ？いきなり出てきて何言ってんのよ。あんた誰よ？ここはどこよ？何がどうなってんの？さっきいたクマよ。とにかく早く帰った方がいいクマ。要はここから出てけってんだろ。俺らだってそうしたいんだよ。けど出方がわかんねえっつってんの。ムッキー、だからクマが外に出すっつってんの。だからわかんねえな。出口の場所がわかんねえっつって。って、え？だこりゃ。テレビ？どうなってんの？さあ、行って行って行って、クマ。僕は忙しいクマだ、クマ。いきなり何？うわ、ちょ、無理だって。な、押すなって。戻ってきたのか？ただいまより1階お惣菜売り場にて恒例のタイムサービスを行います。今夜のおかずにもう一品、
ジュネスの朝取り山菜セットはいかがでしょうか。ヤングもシニアもお見逃しのないようお得なタイムサービスをご利用ください。げっ、もうそんな時間かよ。結構長くいたんだ。そうか、思い出した、あのポスター。ほら見ろよ、向こうで見たのあのポスターだろ。何よいきなり。本当だ、あれだ。さっきは顔なくて分かんなかったけど、ヒイラギミスズだったんだ。最近ニュースで騒がれてるよね。旦那がこの前死んだ山野アナと不倫してたとかって。おい、じゃあ何か。さっきのわけわかんない部屋、山野アナが死んだ件となんか関係が。ええ、きっさ。そういや、あの部屋やばい、輪っかがぶら下がってたりしたけど。うわあ、やめやめ、おいやめようぜこの話。però di solito il cappio e la sedia, no, simboleggiano un suicidio. Però si tratta veramente di suicidio? つか今日のことまとめて忘れることにするね、俺。なんかもうハート的に無理だから。Cioè, sto cominciando a fare speculazioni perché magari qualcuno, da quello che abbiamo preso, qualcuno ha buttato dentro quel mondo lì quella che è stata uccisa. Lei magari è impazzita e si è suicidata? Impazzita per l'odio contro questa cantante. Nanka samuku natte kita. Kibun mo warui shi, kaero? Perdonate perché non ricordo i nomi questi qui, perché sono giapponesi, io non, di solito già ho difficoltà a ricordarmi i nomi dei personaggi degli anime, figuriamoci di questi qui. Oh, Ogaeri. Ti senti ancora a pezzi. Non ha. Ma, shiran to wa omou ga. Konishi Saki tte seito no koto, nani ka kiite nai ka? Oggi non era a scuola. So nano ka. Jitsu wa yukue ga wakara nakunatta to renraku ga atte na. Uccino renciu de sagashite iru nda ga, mada mitsukaranai. È scomparsa. Shigoto ga fueru ippou de na. Tsugi wa kiri no machi ni ima mo kurai kage o otoshite iru jiken no zokuhou desu. Inabashi de anaunsa no Yamano Mayumi san ga henshitai to natte mitsukatta jiken. Higai ni au chokuzen no Yamano san no koudou wa hakkiri shite imasen deshita ga, 地元の名所として知られる天城屋旅館に宿泊していたことが警察の調べで分かりました。La pensione Amagi è l'albergo della famiglia di Yukiko. 一人での宿泊だったということですが、昇進旅行といったことだったんでしょうか。ああ、天城屋旅館。あそこの温泉はね、いいですよ。おかみの高校生の娘さんが働いてるんですが、この春にも後継ぐかって噂がありましてね。Ora capiamo anche un po' perché Yukiko sia stressata, perché comunque con il caso che c'è stato con l'omicidio o suicidio, quello che è, la pensione o la locanda, insomma, ha avuto successo, ecco, a livello pubblicitario, a livello di turismo, quindi sicuramente avranno molti più clienti. Sostara, genki joshikousei okami desu yo. Ya, boku mo mata ikitai na. Narodo. Dewa tsuzuite kishou joufou desu. Anche se non so in quanti effettivamente vorrebbero andare in un albergo o locanda dove c'è stato un omicidio / suicidio avvolto dal mistero. Specialmente in Giappone, dove sono molto superstiziosi. Quindi, boh. Amashi wa dandan to yowamatte kimashita. Jiken no atta Inabashi shuhen nado dewa, kore kara asa ni kakete kiri ga deyasui deshou. Shikai ga waruku narimasu. Kuruma no unten nado no sai wa juubun na chuui o.
Indiziato prosegue. Poco prima che ne trovassero il corpo, la presentatrice alloggiava alla pensione Amagi, quella della famiglia di Yukiko. E pare che ancora non si sappia dove sia finita Saki Kunishi, la ragazza che ha scoperto il cadavere. Ramen, mo ii? Mada hayai daro. Starnutisce. Sente un leggero brivido di freddo. Kaze ka? Igan na. Atarashii kankyou de tsukare ga tamatteru ndaro. Nanako, kusuri. Kusuri nondara, kyou wa mou nero. Ok. Chi è malato dovrebbe stare a letto. Oggi c'è la nebbia, cerca di andare a letto presto o prendere un raffreddore. Sempre il quiz. Dovresti andare a letto presto. I malanni primaverili sono una seccatura. Sempre la stessa cosa. Mangiamoci del riso fritto, però. Ah, non c'è più. Ok, come non detto. Ragazzi, io direi di concludere qui l'episodio, perché altrimenti dopo dura troppo, prima del prossimo punto di salvataggio. Come potete vedere, comunque Persona, almeno col 4, ci saranno momenti dedicati esclusivamente al proseguire della trama, altri dedicati al gameplay, ma specialmente questo di solito è all'inizio, perché il gioco ti deve presentare la trama di base e ti deve introdurre a tutte le meccaniche, e che io ancora non conosco, di Persona 4 nello specifico. Quindi sarà un inizio un po' lento, ma a me sta piacendo tantissimo, perché mi incuriosisce molto la trama e tutto quanto. Io vi ringrazio per la visione, per l'attenzione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Persona 4, dove approfondiremo insieme agli altri la scomparsa di Saki, e cercheremo anche di capire che cosa abbiamo visto, perché questo episodio è successa una cosa importante. Siamo entrati in un televisore, siamo entrati in una dimensione alternativa, abbiamo incontrato un orso parlante, abbiamo trovato quella stanza strana piena di poster strappati, ok? Quindi sono successe parecchie cose, c'è molta carne al fuoco. Quindi non ci resta che poi scoprire tutto e vedere dove andrà a parare il gioco e cosa scopriremo, sperando di non finire nei guai. Ciao a tutti ragazzi!